Ragazzi, devo dire una cosa, ma affronta bene, io lo dico. Prima che ha capito, ha capito, cioè, c'era un motivo, c'era un motivo, capito come? Con il numero 22, Nicolò Zaniolo! Nicolò Zaniolo! Nicolò Zaniolo! Nicolò Zaniolo! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, serata importantissima, siamo di fronte al Rolly 1 e come vedete dentro c'è già un tifoso che si concentra per Roma Porto. Serata speciale, come detto, perché c'è la Champions, torna la Champions, ottavi d'andata, noi siamo qui al locale a commentarla, siamo stati invitati, faremo queste cose sperando che la Roma vada avanti in Champions spessissimo, quindi ovviamente dalla prossima volta siete invitati anche voi in tantissimi, per il momento però speriamo che vada bene, quindi non vi rubo altro tempo, voi già sapete il risultato finale, commentate qui sotto con la vostra sulla partita, fate un pronostico anche per il ritorno, per la stagione della Roma, per quello che vi pare a voi, un bacione e andiamo dentro con le emozioni del match. Ci siamo! Dai! Grazie, il calcio di punizione comandato dal direttore di gara odierno che ricordiamo essere Macheli. Lo conoscete, nazionalità chiaramente italiana. Macheli, cioè non può essere Macheli qui, perché comunque sta lì. Macheli o Macheli? La Roma che spinge un po' di più in questa fase, istante di uso in calcio d'angolo e 15 chance. Parte Pellegrini ed al mucchio, Dzeko che va più in alto di tutti ma non trova la porta. Zaniolo lavora ancora molto bene il pallone, salta l'uomo e poi si appoggia a Fazio, controllo difettoso, prova ad avanzare e ci riesce anche il numero 20, bravo! E poi c'è Dzeko, dentro l'area, tende giù, sinistro fintato, destro! Sul palo, incredibile palla colpita da Roma! Ma non è possibile, questo si è sbagliato, cazzo! Non è possibile! Palla gol clamorosa per la Roma, sfondato il palo. E schietto in bocca per il direttore di gara, per il momento va bene così, 0-0, la Roma è morta all'intervallo, la Roma che ha creato, diciamo, leggermente un palo di Dzeko, un presunto rigore, per il resto però pareggio giusto al momento. Beh, ci sta, sicuramente un pareggio che rende giustizia a entrambe le squadre, ma pareggio anche comunque che non dice nulla, non dice... Ma il calcio è fatto! Dicevo, Roma positiva, sicuramente meglio delle ultime prestazioni, anche se non siamo riusciti a neutralizzare, dobbiamo anche fare un pochino meglio sui calci da fermo, forse, no? Con 2 metri di media all'altezza della squadra possiamo sicuramente fare di più. Speriamo che nel secondo tempo la Roma si sblocchi e speriamo che poi non subisca gol, è la cosa più importante, diciamo, della terra. Però per il momento va bene così. Noi ci ascoltiamo un po' di musica maestra. Ma sì, ma sì. Gentilmente offerta da Rolly 1. Ovviamente, ovviamente. Torna da Cristante, c'è la stazione di Cross. Ancora Zaniolo. Con il sinistro del campo, poi il movimento va di Cristante con il sinistro per Cristante, arriva Pellegrini, ma che è dalla referenza e poi lo mette dentro, poi Cristante prova a lanciare, era Pellegrini, il risultato non cambia, è messo dal fondo. Ma dove lanciare, ha messo la palla indietro là, ma c'è lo Dzeko, il protesto del tipo giallo rosso. Eh sì, protesto è lo stadio, attenzione al lancio da loro in porto, la mano. Perché non lo dobbiamo dire? È sopra!
sono vero. Ragazzi, devo farvi vedere una cosa, ma sono davvero, io lo dico. Prima la capitalizzata non ho capito. Cioè, c'era un motivo, capito come c'era un motivo. Capito come? Io non ci posso vedere. Ciao! Ciao!